Magia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Luigi, quando è che un finale soddisfa il lettore? Quando sto leggendo il finale di un romanzo e inizia a pizzicarmi il naso e non riesco a leggere la frase successiva, ecco, lì sento una pienezza di spirito. Sento intimamente che la storia si compie. È come quando torni a casa dopo un viaggio straordinario e guardi il trolley da disfare. In un finale soddisfacente raggiungi la catarsi insieme al personaggio, al protagonista. Senti che quello che hai affrontato con lui è vero, pure se è tutto finto, e corrispondono gli stessi sentimenti. Si arriva a un finale soddisfacente dopo essere passati per un grosso prezzo da pagare. Il protagonista che pezzo ha messo sul piatto per ottenere quello che desidera? Spider-Man salverà un autobus di bambini che sta per precipitare nell'Hudson o salverà l'amore della sua vita, Mary Jane Watson? Alexei, per aiutare economicamente Polina, scommetterà tutti i soldi accumulati? Sicuramente un finale non soddisfa quando era tutto un sogno. Perché in un finale soddisfacente il protagonista, alla fine, deve cambiare. Se è vero che tutte le storie parlano di cambiamenti. Oppure siete l'autore di quel meraviglioso romanzo che è Oltre il giardino, dove il protagonista Chance, il giardiniere, rimane sempre uguale a se stesso, ma a cambiare è tutto intorno a lui, perfino il lettore. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In 2 minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro. Oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.